Partita dunque questa gara a 10.000 con i migliori accrediti. Si andrà a giudicare dunque il titolo di campione italiano. Ovviamente tutto da seguire questo 10.000. E subito Italo Castello va davanti a fare l'andatura dietro i due italiani, Pietro Riva, Ivane Scapinelli, Luca Alfieri, Nadir Cavagna, e insieme a loro anche portacolori della Don Kenya Run, Salvatore Runners, Salvatore Gambino. Questi dunque i primi. Vediamo che prova a portarsi su anche i portacolori della l'esercito, Marwan Razin. Sta correndo già decisamente sotto i 3 km. 27.50 il record italiano, si va in pista per la punta di Stefano Baldini, Pietro Riva, tallonato da Luca Alfieri, Nadir Cavagna, Marwan Razin, ecco due tutti africani, Yegon e Nieri a fare l'andatura, effettivamente prima Nieri e poi Yegon, Italo Quazzola, Pietro Riva, Ioane Schiappinelli, Luca Alfieri, Nadir Cavagna, Marwan Razin, e poi abbiamo Salvatore Gambino. Insomma, allora anche l'altro atleta della Casone Noceto. Fila che piano piano si allunga, come di consuetudine, in questo 10.000 metri. Tanto risultati ufficiali della prima serie: Francesco Davia 30 e 45, Mattia Guglielmi 30 45 78, Mattia Guglielmi 30 49 57, Enrico Buone 30 55 41. Questi sono i primi tre classificati. Intanto passaggio per il gruppone ancora compatto, si sta andando piano piano ad allungare. Siamo da 1200 metri, sono andati. Proviamo a dare dunque la lettura della prima serie: Lorenzo Cagnati 31.03.78, Giuseppe Gravante 31.08.04, Raffaele Giovannelli 31.16.07, Luciano Spettoli 31.29.13, Javor Deola Ruben 31.55.37, Francesco Mei 31.55.83, Darin De Monico 31.59.45, Alessandro Boschis 32.06.04, Michele Belluschi 32.07.35, Federico Ortu 32.33.83, Alessandro Capasso 33.20.47. Purtroppo squalificato Giulio Calumieri, scarpe non conformi, e intanto passaggio vediamo Quazzola che si fa vedere in esterna, i due atleti africani della Kenya, e prova a chiudere il
Luca. Pasquale Sevarolo sta facendo anche lui una bella gara, si mette Sevarolo subito dietro a Chiappinelli, Alfieri e poi abbiamo anche Francesco Guerra. Questi dunque protagonisti che hanno fatto selezione. Guerra va a chiudere questo trenino di atleti composto da 9. Veramente Pozzola ha provato a superare gli atleti africani per aumentare il ritmo, cercare ovviamente di portarsi decisamente avanti, ma ancora tutto da decidere, quindi la gara è ancora lunga, c'era 11 giri per i battistrada, accompagniamoli anche con un grosso applauso, forza, San Corino. Allora, adesso è molto importante anche riuscire a fare la gara. Allora ragazzi, si ferma Julius Caribanieri, quindi completa 15 minuti circa. Nelle retrovie si crea praticamente un quartetto di atleti con Picciard, Nardone e poi passa Della Pasqua e Pontina. E intanto ecco di passare al cuore Battistrada, brava Iegone a fare l'andatura, abbiamo tallonato da tutti gli altri atleti. Attenzione, prova promesse, Chiappinelli che prova, siamo a 20 17-28 il passaggio dunque ai 6 km 17-28 c'è Chiappinelli che prova a farsi vedere su Robert Kiplangat Yegon. Marquazzola e Riva sono davvero alle spalle, anzi Quazzola che ora attenzione, quasi una caduta per il keniano, vediamo se si fermerà, viene ispirato un po' da tutti, speriamo non si sia fatto male, ed ora rimangono dunque i tre là davanti, attenzione perché qui inizia la gara vera e propria con Quazzola, Chiappine di Riva. Prova Alfieri a ricucire insieme a Pasquarelli. Per chiudere, attenzione Pasquarelli, Chiappinelli arriva, Sevarolo e poi Guerra che si riporta sotto dietro a Sevarolo insieme a loro Alfieri e Rasin. Questi due protagonisti passano adesso Carrera e Agostini, due atleti della Casale Noceto, e prova ma più distaccato Fontana, il duo Fontana Michele e Fontana Granotto, passa anche Salvatore Gambino e insieme a lui un po' più distaccato anche Andrea Soffiettini della Dinamo Sport. Intanto Chiappinelli che si prende avanti, attenzione perché qui è una bella gara anche tirato nelle posizioni che contano. Chiappinelli, Quazzola, arriva, forza, e poi abbiamo Sevarolo e poi Guerra paga qualche metro, Marwan Rasin e anche Luca Alfieri. Bravo!
situazione per la classifica promesse. Abbiamo Alfieri e Guerra, che si va a giocare una medaglia. Ovviamente Guerra là davanti insieme al gruppo di testa. Paga circa 80 metri Luca Alfieri, tra di loro Marouane Razin. Classe 91 del centro sportivo Esercito. E intanto iniziati i primi doppiaggi. Attenzione Quattola, Quattola Chiappinelli, Quattola Chiappinelli arriva. Alleluia! Bella gara anche per Pasquale Selvarolo delle Fiamme Azzurre. E molto bene anche la promessa Francesco Guerra del gruppo podistico Parco Alpi Appuane. Sempre Quattola davanti, Chiappinelli arriva dietro, prova a passare all'interno Riva, ma Chiappinelli si mette saldamente nella seconda posizione. Siamo ormai a 6 giri dunque alla conclusione. Sono rimasti in 5, attenzione, ultimi 2400 metri. Prova Razin a ritornare sotto, attenzione, passa anche Alfieri. Guerra Casone Noceto, passa anche Michele Fontana. E da questo gruppettino la tende la forza stacca. Passa anche Omar Bauamer, parte Alpi Appuane. Parte Alpi Appuane che sta facendo molto molto bene con la promessa. Ed eccoli qua, sempre abbastanza emozionati. Quattola, Chiappinelli arriva. Selvarolo e Guerra. Passaggio in 23-12, 23-13 per questo 8 km. Di Quazzola risponde molto bene Chiappinelli. Attenzione che sembra in giornata Chiappinelli. Vedi che Riva che sembra controllare dalle retrovie. Gran bella gara anche di Francesco Guerra per quello che riguarda anche la categoria promesse. Quindi al momento ha saldamente il pugno il titolo promesse. E qui in 4 che si gioca nel titolo assoluto, ed è Chiappinelli che si porta avanti. 4 giri alla conclusione. Dai Luca! Arriva molto attento. Ale Luca! Vedremo se partirà ovviamente negli ultimi giri. Tanto paga invece qualcosina Luca Alfieri. Intanto via anche tutti gli altri atleti, forza Fontana. Vediamo che passa anche Michele Fontana, insieme a lui Fontana Granotto, Marco Fontana Granotto e Granotto, che al momento è proprio
in terza piazza per quello che concerne la categoria promesse. Ed eccoli, attenzione, Piattinelli là davanti, sembrano avere una piccola marcia in più per i tre atleti. Piattinelli, Pazzola, Riva. Vai Luca! Forza Alfieri, BBM Bovisio Masciago. Occasione per salutare Mario Scirè e tutti gli allenatori ovviamente degli atleti in gara, salutiamo i presidenti, i dirigenti di società per questa bella serata di campionato italiano di 10.000 metri. E intanto passa anche a Deme Cuneo, forza Deme. Tre giri anche per te. Ed eccoli battistrada, Chiappinelli, Quazzola, Riva. Guadagnano qualche metro prezioso su Selmarolo e Guerra. Grande la gara anche per Guerra, forza ragazzi, 26 e 38. Proverà ovviamente a scendere sotto i 29 minuti. 26. Attenzione perché arriva, sembra quasi pronto per mettere il cambio marcia, ma Chiappinelli là davanti a fare l'andatura. Quazzola in mezzo ai due, davvero un arrivo, vedremo se sarà il photo finish, se potrà decidere ovviamente nell'ultimo giro. Ventisette e trenta, ultimi 500 metri, forza ragazzi, andrà sicuramente sotto i 29 minuti per aggiudicarsi questo titolo italiano. E intanto noi ovviamente andiamo a seguire le teste della corsa, Quazzola arriva, verso una marcia in più, attenzione che da dietro Guerra potrebbe andare a infilare anche Chiappinelli, attenzione, l'altro due, Quazzola arriva, paga un pochino nel finale Chiappinelli, rimontato da Guerra, che va a prendersi la terza piazza, attenzione, terza piazza, gran spinta per Francesco Guerra, promessa. L'Alpia Fuane ed è rete di finale, Quazzola arriva, arriva prova a mettere la freccia, esce fuori, 80 metri, arriva, che prova a ottenere il ritorno di Quazzola, arriva con grande opportunità, ma per di parte davanti a un generoso in della Quazzola, e arriva Francesco Guerra per la terza piazza. Arriva anche Chiappinelli, arriva Selvarolo. Arriva anche Morvan Razin. Arriva anche generoso Luca Alfieri dalla BBM Pomiso Masciago. Piano piano arrivano un po' tutti, arriva quarta colore della tecnica Casone Noceto, Francesco Carrera, arriva Michele Fontana, siamo sempre sotto i 30 minuti, arriva anche con il 26, altra atleta sotto i 30 minuti, Fontana Granotto, vedremo dunque se si è aggiudicata anche la medaglia di bronzo per la categoria promesse. Arriva Deme Cuneo, arriva anche Omar Bowhammer ed è un grande Salvatore Gambino ad chiudere anche lui.
dovrebbe essere Andrea Soffientini della Dinamo Sport. Poco sotto 30 e 46, arriva anche con il 45 Flavio Pozzina e con il